Salve a tutti voi. Nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2012 è stato finalmente pubblicato una cosa che si attendeva da ben 15 anni, cioè l'accordo Stato-Regioni che fissa la formazione minima obbligatoria per poter utilizzare le attrezzature tecniche tipo il muletto, il cestello elevatore, la gru su camion. A marzo del 2013 entrerà in vigore il nuovo accordo Stato-Regione che riporterà per molte macchine operatrici l'obbligo di una formazione specifica per l'utilizzatore, quindi quelli che una volta erano chiamati patentini, quindi bisognerà ricorrere a una formazione normata qui presso enti autorizzate per fare questa specifica formazione. Finalmente torna l'importanza di saper usare in modo corretto e in modo sicuro i macchinari. Di conseguenza sia l'uso del cestello, l'uso dell'autogru, l'uso del muletto richiederanno all'operatore una specifica formazione, non più solo sull'utilizzo ma sull'utilizzo in sicurezza. Analizzando questa foto si può notare un cedimento del cestello. Qui siamo portati a pensare che il lavoratore è sospeso quasi a 20 metri, come esito avrebbe quello dell'infortunio, della morte o del trauma. Qui possiamo notare ancora il particolare del cedimento del cestello, e invece poi possiamo notare che il lavoratore, utilizzando correttamente l'imbracatura, quindi il DP, si è salvato. E spesso in cantiere, soprattutto nei cantieri che frequento, mi capita di vedere operatori che utilizzano le piattaforme senza conoscere bene il metodo d'utilizzo, cioè non prendono mai informazioni, non leggono mai il libretto delle istruzioni. Spesso quando gli chiedo di utilizzare l'imbrago, il casco, mi dicono che non hanno mai usato le piattaforme e l'unica cosa che posso fargli è fargli vedere cosa c'è scritto nel libretto che hanno nella piattaforma stessa. Quindi quello che mi accorgo, mi rendo conto che manca una formazione sull'utilizzo di queste macchine che sono importanti e molto utili per i lavori in cantiere, ma se utilizzate in maniera erronea sono anche molto pericolose. Mi raccomando, quando utilizzate il cestello mettete sempre l'imbragatura. Sarà scomoda, sarà difficoltosa da tenere, ma è quella che vi tiene su, vi salva la vita se succede qualcosa. Mentre l'utilizzo del ponteggio può essere ovviamente adatto per il rifacimento di facciate, come in questo caso, per sopraelevazioni, per edificazione, l'utilizzo di una piattaforma come quella, ad esempio, permette agli operatori di salire direttamente in quota e di realizzare il coperto di questo edificio. Quindi sono due attrezzature tra di loro complementari, però evidentemente che entrambe richiedono una certa accortezza per quanto riguarda i sistemi di sicurezza. Va però specificata una cosa, che come per il ponteggio, anche per la piattaforma occorre un'informazione, una formazione, un addestramento specifico. Cioè sono attrezzature, o meglio dire apprestamenti di cantiere, che la normativa obbliga l'utilizzatore a seguire dei corsi specifici sul loro uso prima, e sottolineo prima dell'utilizzo. Ecco, aspetto non secondario è quello economico, evidentemente. C'è una netta differenza tra l'uso del ponteggio e l'uso di una piattaforma. Il ponteggio, come la piattaforma, possono essere entrambi noleggiati da parte di un costruttore, di un imprenditore, però mentre nel primo caso il ponteggio richiede, come avete visto, un allestimento e quindi squadre di lavoro anche abbastanza numerose, una manutenzione, perché nel corso delle lavorazioni magari c'è da cambiare la tavola fermapiedi, la scaletta da aggiungere, quindi costi anche abbastanza importanti, non ultimo anche lo smontaggio evidentemente, quindi in sicurezza. Per quanto riguarda la piattaforma si tratta di un noleggio pure semplice, perché quello che si chiama noleggio a freddo, quindi si va da un rivenditore, da un noleggiatore di piattaforme, si specifica quali sono le proprie esigenze e il noleggiatore ti consiglia qual è la piattaforma più adatta per il tuo caso. Per quanto riguarda il noleggio di una piattaforma possiamo dare alcuni parametri. Una piattaforma come questa potrebbe variare di qualche centinaia di euro al giorno, dipende ovviamente dalla quota che deve raggiungere e anche dalla portata.
Riguardo alla portata, è molto importante che vengano rispettate quelle previste dal costruttore. Tutto attorno alla piattaforma ci deve essere un'opportuna delimitazione, in questo caso è stato fatto con un semplice nastro bianco e rosso, potrebbe essere fatto anche con altra segnaletica o rete arancione, però l'importante è che le persone, siano i lavoratori evidentemente che lavorano nelle aree contigue, siano impediti di poter accedere all'interno, proprio perché ci potrebbe essere il rischio di caduta di qualche oggetto dall'alto. Alt! Direi che ci siamo avvicinati anche troppo a quei cavi. Per il lavoro in quota ci sono una serie di dispositivi necessari, indispensabili, che bisogna mettere in atto per poter procedere al lavoro in quota. Uno dei tanti dispositivi che viene adoperato è il cestello. E chi di voi ha avuto esperienza di questo genere vuol dire qualcosa a questo riguardo? E quando si lavora con un cestello bisognerebbe piazzarlo bene su un terreno molto solido, anche perché la macchina non dovrebbe neanche partire. E poi quando si è sopra bisogna mettersi la cintura di sicurezza, oltretutto anche perché è obbligatoria metterla. Sì. Una volta averla messa c'è un gancio apposito. Sì, esatto, perché il rischio del cestello è proprio questo, cioè si presenta come un dispositivo che protegge in quanto c'è un parapetto e uno si sente sicuro perché è dentro questa specie di nicchia, ma il rischio che sotto a questa situazione è proprio quello a cui accennava il vostro collega, quello di essere sbalzati fuori in caso di movimento repentino del cestello. Siccome il cestello solitamente è appeso a un braccio articolato di questa portata può fare dei movimenti repentini e quindi catapultare la persona fuori dal cestello e farla volare. Questo è il rischio oggettivo. È un rischio piuttosto subdolo, appunto perché, ripeto, ci si sente un po' protetti dal fatto di avere intorno questa gabbia, questa specie di parapetto, uno si sente sicuro, senza pensare a una possibilità di oscillazione del braccio, perché più è lungo e più è lo sbraccio, e più è inclinato, più c'è il rischio di movimento. L'altra cosa molto importante, legata appunto all'uso di questo dispositivo, è il modo di fissaggio a terra della base della macchina, diciamo, che compie questa operazione, nel senso di avere stabilità, perché si può ribaltare addirittura il mezzo su cui è installato il cestello, quindi controllare soprattutto la stabilità del terreno, che è un altro elemento abbastanza ingannevole, perché uno può verificare la base di appoggio che sia sufficientemente larga, però non avere consapevolezza della stabilità del terreno su cui si va a appoggiare. Ci potrebbe essere fango, ci potrebbe essere materiale di riporto, ci potrebbe essere sabbia, quindi occorre ancorare in maniera adeguata, stabilizzare, magari allargando la base d'appoggio dei piedi della macchina con dei dispositivi appositi. Tu dicevi? Poi si deve stare attento anche ai cavi che sono sopra la testa, perché sono capitati tante volte che hanno preso il corrente, sono stati morti sul colpo per il fatto perché non hanno fatto i conti per bene, sono andati a toccare i fili dell'alta tensione. Bravissimo. Anche quest'anno il nostro istituto ha organizzato il campionato del muratore, che è un campionato a livello provinciale che coinvolge tutti gli iscritti alle casse edili e ovviamente anche i loro familiari. Il campionato è rivolto a 15 squadre di 2 persone ciascuna e prevede anche dei premi. La prima squadra classificata vince 1000 euro in buoni acquisto, la seconda squadra 600 euro sempre in buoni acquisto e la terza 300 euro. Quest'anno c'è anche la novità di un premio a sorpresa per il partecipante più giovane. A proposito dei giovani, il nostro istituto dal mese di settembre inizierà il primo anno dell'IFP, istruzione e formazione permanente, quindi un nuovo percorso scolastico rivolto ai ragazzi dai 15 ai 18 anni che sono interessati
a svolgere attività di operatore edile nel nostro settore, quindi tutti gli interessati possono rivolgersi all'istituto per avere ulteriori informazioni.